Spettatori, un appuntamento questa sera è importante. Eh, come sapete, poi importante, diciamo, non solo per l'Umbria, dove si svolgono le cose di cui parleremo, ma anche un po' direi in generale per eh, almeno il Centro Italia, poi eh, le televisioni del Centro Italia che ci danno, eh, quindi c'è un motivo in più, eh, e magari anche poi da fuori, perché parliamo. Di due importanti mh, attività, una che è stata molto ben presentata a giugno, nella prima metà di giugno, non ricordo il giorno esatto, ad Assisi, che sì. è il nuovo corso di laurea eh, eh, in. Eh, eh, economia e management del turismo, corso che già esisteva in qualche maniera e che però viene profondamente trasformato. Con noi abbiamo proprio il delegato all'orientamento. Che è il professor Fabio Forlani dell'Università, ovviamente sì, dell'Università di Perugia, e che è anche peraltro di questo corso responsabile della qualità. Questa è la prima cosa di cui parleremo. Quali sono le novità? Perché è importante, parliamo quindi di turismo, che insomma, è un'attività che poi, soprattutto negli ultimi due o tre anni, si è cominciato a capire meglio il suo impatto, almeno sul PIL, sull'impatto nel settore del turismo allargato probabilmente era stato molto sottovalutato. Poi l'altra cosa di cui eh, vorrei parlare è, è appunto il master invece di primo livello per il management del patrimonio culturale eh, per lo sviluppo turistico. Quindi sono due cose diciamo, che convergono. Su questo ultimo aspetto, professore, prima di dare la parola, volevo anche introdurre che è uscito proprio giorni fa il rapporto che esce annualmente Singola Union Camere da cui insomma, è emerso l'importanza eh, ovviamente di tutta la filiera culturale e turistica, però è emersa anche una cosa che in Umbria è particolarmente importante, perché ho visto eh, che, ehm, diciamo che nell'industria culturale c'è l'industria core, che ha mh, proprio diciamo, il cuore delle attività. Poi ci sono tutta una serie di eh, attività economiche. Utilizzano la cultura per la valorizzazione della loro attività e questo si chiama eh, Creative, mi sembra, eh, quella è Corra, questa è, è Creative Linked, eccetera. Quindi vedete, sono due temi che si intrecciano eh, e dove lunga purtroppo dobbiamo dire un pochino indietro perché. Eh, dai dati emerge che l'impatto sul PIL regionale è del 5-6 in Italia del 6 e 5 nel centro Italia e del 4-6 4 e 7 in Umbria. Insomma, siamo siamo un po' indietro. Professore, partirei dal corso di laurea eh, perché è, è, è stato anche presentato insomma con molta forza. Era presente, oltre al direttore del dipartimento di economia dell'università di Perugia, il professor eh, Marcello Signorelli c'era la sindaca di Assisi eh, la proietti c'era il presidente della Camera di Commercio dell'Umber Giorgio Mencaroni c'era il rappresentante della, eh, della regione insomma c'era il vescovo di Assisi ecco quali sono le novità e, e l'importanza di questo corso che mi sembra molto più operativo rispetto al passato sì, a me piace, intanto, anzi, so, saluto eh, a tutti gli spettatori, è un piacere essere, essere qua. Parto da un passaggio fondamentale che è stato fatto durante quella presentazione, inaspettatamente, dai, dagli ospiti che ha appena elencato eh, il turismo come sistema produttivo. Eh, questo è un passaggio fondamentale culturale. Quindi, eh, anche nel turismo e nella cultura si produce e eh, per produrre si fa in due modi, in maniera artigianale e in maniera industriale. Ecco, il nostro scopo è fare capire, e purtroppo la pandemia ce l'ha fatto capire, che anche il turismo è un sistema produttivo, si produce cultura, intrattenimento, divertimento, svago, riposo, si producono tante cose di tipo esperienziali, ma si producono e per produrle ci vuole un sistema che deve passare da un sistema di tipo artigianale mh, che produce alta qualità con numeri bassi, eh, con valore aggiunto a volte eh, non sempre mh, importante, a un sistema industriale in cui si mettono a sistema tutti gli elementi e si crea valore in maniera sistematica. Per fare questo servono competenze che non sono più solo operative, cioè camerieri, cuochi e eh, tutto l'altro personale che a mio avviso continuano a formare eh, stupendamente gli istituti alberghieri, gli istituti tecnici, ma servono eh, competenze e qualità manageriali. È per questo che il corso è stato rinominato in economia e in management del turismo, cioè il passaggio da un approccio di tipo studio il fenomeno a un approccio del tipo lo studio per gestirlo. Quindi l'obiettivo è, è, è quello, creare i manager capaci di analizzare i fenomeni e apportare... I correttivi necessari per eh, affrontare e vincere le sfide del futuro, nel turismo più che altrove, noi abbiamo un problema proprio di managerializzazione in Italia in generale. Non, eh, non, non, eh, se per, guardiamo, per esempio, le imprese quotate in borsa. Nel segmento statale, ma soprattutto nel segmento AIM, che raggruppa un pochino quelle più piccole, più piccole relativamente, cioè 50-70-80-100 milioni di euro di fatturato l'anno, e lì sono poche rispetto no, al patrimonio ehm, che di aziende che ha l'Italia proprio perché lì quando entri in managerializzare proprio gli impegni ci eh, sono gli investitori ti impegni con borsa italiana devi... quello è un grande però penso nel turismo sia un po' più difficile chi frequenterà questo corso nuovo corso de, di laurea in economia e management del turismo uscirà con quelle competenze di cui lei parlava oltre che ovviamente anche con altre competenze però poi in italia si riescono a spenderle perché le strutture sono tutte piuttosto piccole pensa parliamo siccome si fa in umbria dove c'è un si guarda le strutture sono tantissime ma al solito dovranno andare o in alcune regioni insomma più avanzate da questo punto di vista o all'estero allora, noi studiamo il fenomeno ormai da diversi anni perché oltre a fare didattica facciamo anche ricerca uh, sui fenomeni turistici e stiamo osservando, uh, chiaramente li andiamo a cercare, nel senso che noi studiamo le imprese virtuose soprattutto, eh, un fenomeno di progressiva crescita uh, delle imprese virtuose. Cosa succede? Che chi ha un'esperienza positiva, quindi un albergo o un ristorante, non si limita a fare il suo ristorante migliore, ma prova a riprodurre il format in altre località oppure crea nuovi format per cui c'è il passaggio da eh, unità singola a eh, un gruppo formato da unità identiche oppure un gruppo formato da più unità con caratteristiche diverse ora quello che dico sempre in aula ragazzi se te sei un bravo cuoco o sei un bravo cameriere o sei un bravo addetto di sala e sei capace di trovare una formula di servizio o esperienziale, capace di creare valore per il tuo ospite e quindi farlo sentire bene a suo agio uh, il tipo di, di, di servizio che vogliamo dare e hai successo, eh, lo stadio successivo è replicare la formula. Ora, nel primo stadio bastano competenze di tipo operative con l'imprenditore che le guida. Eh, quindi un buon chef in cucina, magari con un nome importante, che coordina e guida eh, il ristorante. Nel momento in cui apro la seconda unità c'è un processo di delega. Ora, nel momento in cui c'è il processo di delega, scatta certo. la competenza manageriale, che quindi dovrà essere competente dal punto di vista turistico, sapere cosa vuol dire fare un'esperienza di ristorazione di qualità piuttosto che un'esperienza di ospitalità di qualità o di tipo business o di tipo leisure o di altro tipo perché la qualità non è soltanto lo stellato con eh, 100 euro a coperto o 200 euro a coperto ma è anche un buon ristorante eh, diciamo tipico però con tutta la, uh, la formazione e la tecnologia necessaria per dare un'esperienza uh, corretta che vuol dire uguale a se stessa nelle sue peculiarità non è che un giorno mangio benissimo, un giorno dopo mangio male, oppure, siccome che il, il cameriere è in, buona, è in buona stella, va tutto bene, o c'è la, la luna girata, va tutto male, ok, questo non possiamo più permetterlo. Quando prima dicevo passiamo da una logica di tipo artigianale creativo, ma nel senso uh, diciamo eh, meno positivo, no? in cui improvvisato, ecco. E ha una logica di tipo industriale che non vuol dire manifatturiero, vuol dire organizzazione sistematica per produrre qualità in maniera costante. Questo eh, lo si fa con gli oggetti e qui c'è il manifatturiero, c'è tutta diciamo, la cultura tradizionale dell'industria, ma anche con i servizi e le esperienze, dove produrre divertimento, produrre benessere, produrre eh, relax o eh, cultura eh, non deve essere una cosa che si fa in maniera estemporanea sulla base della buona volontà o delle competenze di un singolo attore, ma diventa un'opera corale in cui tutte le cose devono essere pensate per fare in modo che la produzione è continuativa, di qualità, al prezzo adeguato rispetto al target e agli obiettivi di mercato. Queste competenze qua non si imparano soltanto con la pratica, ma bisogna studiarle sui libri. E qui arriviamo anche all'altro discorso del master, perché mi sembra che poi la logica sia di fondo sia la stessa. Ricordo il master di primo livello, ehm, che è il management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico. E ripeto, come ormai è dimostrato, ci sono proprio diciamo, delle interconnessioni molto forti. Anche lì probabilmente si vuole passare da Una formula artigianale, no? Diciamo l'Italia è un paese di artigiani da, da Leonardo in poi. Quando deve fare un po' sistema, eccetera, trova difficoltà, e però abbiamo visto che almeno negli ultimi 20-30 anni il mondo va in una certa direzione, è stato difficile eh, a, a rimanere su dimensioni troppo piccole. Dovevamo probabilmente salire mantenendo alcune caratteristiche, ma salire. Cosa ci può dire insomma, di questo, di questo master di primo livello? Allora, l'Università di Perugia sta cercando, eh, soprattutto ad Assisi, che è la sede del corso di laurea in economia e manager del turismo, di creare un polo di formazione turistico-culturale territoriale. Qual è l'idea? Che fatto il, diciamo, il triennio uh, di tipo economico, uno si possa specializzare. Quindi, la prima proposta che è stata messa in piedi l'anno scorso, questa è la seconda edizione, è quella sulla valorizzazione culturale turistica. Quindi. Attraverso il turismo valorizzare il patrimonio culturale. E qual è il passaggio? Anche qui, il, in questo caso, il dipartimento non è quello in cui lavoro io, che è di economia, ma è il, è il dipartimento di lettere, proprio per andare a contaminare competenze diverse. Questa è una cosa tipica del turismo. Non possiamo lavorare in, in blocchi monolitici, ma dobbiamo contaminare risorse, competenze manageriali con competenze che io direi da, da aziendalista di prodotto. In questo caso, le competenze di prodotto sono competenze che derivano dallo storio, dello studio della storia, della storia dell'arte e, e, e delle materie tipo umanistico-letterarie. Il dipartimento che cura questo master è il dipartimento di lettere. Qual è il passaggio qui? Noi diciamo che abbiamo un patrimonio immenso che è il nostro patrimonio culturale, okay? ma noi sappiamo dal punto di vista economico che il patrimonio, se non gestito correttamente, se non messo in valore rispetto alle dinamiche di mercato... Non è una fonte di reddito, ma è un costo, perché c'è un problema di conservazione del no, patrimonio. Ecco, certo. que questa è la sfida del master, passare da una logica di conservazione del patrimonio doverosa, eh, perché se non lo conserviamo, poi i nostri nipoti eh. o chi verrà dopo di noi non potrà beneficiarne dal punto di vista culturale e dal punto di vista economico, a una logica di valorizzazione, di creazione di valore. Cosa vuol dire creare valore rispetto alla cultura? Renderla fruibile ai diversi interlocutori, in questo caso eh, mh, pubblico o eh, utenti e quindi potenziali anche. Beh, del prodotto perché deve, deve a volte è difficile su, dirlo ma il tema è questo bisogna creare un po di business affinché il sistema si stia in piedi ora in questo server servono competenze di tipo manageriale di marketing per fare in modo da estrarre dal patrimonio il prodotto che si vende questo forse è il passaggio più difficile in questo in questo in, questa, in questo campo culturale qua e poi dove c'è molto fermento perché io guardi, mi ricordo, io sono laureato proprio in programmazione economica dei beni e dei servizi culturali e mi sono laureato proprio in quel settore perché stavo facendo l'assessore alla cultura al comune di Tarquinia alla cultura e al turismo e quindi erano anni sembrano, le cose di cui parlavamo noi sembra Anticaia e Pietrella insomma perché eh, erano parecchi anni fa però cominciò un movimento non so se lei si ricorda forse è troppo giovane per ricordarlo il, il ministro De Michelis che fece la cosa dei giacimenti culturali Giacimenti culturali che fu un primo tentativo di cercare di dire: ma insomma, non è che possiamo andare avanti. C abbiamo queste cose, abbiamo il museo, la gente va al museo, c'erano quattro targhetti, mi ricordo il museo di Tarquinia si capiva niente, era vaso antico, ottavo secolo avanti Cristo, punto, cioè non c'era nessuno dove averlo studiato, oggi è tutto cambiato, anche ovviamente il museo di Tarquini, però insomma qualcosa si, si è mosso, mentre oggi vedo un gran fermento, insomma, in contorno a tutta questa, la Perugia stessa, se uno pensa a vent'anni fa, e oggi all'offerta che hai, di, di, no, di prodotti culturali, che si sono interrelati, insomma grossi passi avanti, queste iniziative mi sembra che che siano proprio su questa linea gli danno una spinta e una qualificazione, questo credo sia molto importante. Sì, eh, il passaggio, secondo me, anch'io ho avuto esperienze di tipo uh, d'amministratore e anche tante esperienze di volontariato in questo settore. Anche un passato di, di attore amatoriale per ah, cui mi quindi... ritrovo in questi ambienti. Ma infatti diciamo, il pizzetto no, mi sembrava c'è cioè, cioè un qualcosa d'artistico. Che tra l'altro e... nella sua foto, questa facciamoci una battuta: nella foto su WhatsApp nella... c'è ha che messo di profilo. C'è un succhetto di Lenin. Lei Lienge... <ride> non, è pre... non è il primo eh, che no, me lo ma visto, è no. proprio no. evidente. In questi, <ride> in questi tempi forse la devo cambiare. Insomma. No, eh, vabbè. So, nessuno ci somiglia, ci somiglia, va bene, adesso a parte questa piccola battuta ludica. No, il passaggio è questo: che ehm, questo mondo è stato, secondo me, ma secondo diciamo, chi studia il, il turismo e, e questi concetti sono finiti anche. Fortunatamente, per dire anche la qualità della ricerca che stiamo facendo a Perugia nel piano strategico del turismo nel capitolo proprio cultura, è stato curato uh, da me e dal collega Splendiani insieme ad altri colleghi dell'Università uh, d'Italia. Uh, in vari capitoli, noi ci siamo occupati proprio del capitolo della cultura per dare delle indicazioni, dei suggerimenti. Poi, dopo, chiaramente, gli organi politici hanno fatto le loro valutazioni rispetto agli spunti che gli abbiamo dato. E qual è il passaggio? Il passaggio che eh, questo patrimonio per essere messo a reddito deve essere industrializzato. Eh, ora, se noi guardiamo eh, l'esempio americano, guardiamo aziende che sono Netflix, Amazon, Disney, prima di tutti, che cosa hanno fatto? Hanno fatto questo, cioè hanno messo a reddito turistico, eh, intrattenimento del, de, di intrattenimento, di fruizione del tempo libero un patrimonio immaginario. Noi dovremmo fare un'operazione simile sul patrimonio reale. In questo caso lo sforzo è più grosso perché mentre lavori sul fantasy non si offende nessuno e giustamente si può avere più libertà, quando lavoriamo con la storia, c'è un'attività di tipo didattico, divulgativo, eh, di formazione, di, di, di preservazione eh, diciamo, dei valori e delle tradizioni da difendere. Però questo non vuol dire che. Non devi sporcarti le mani con la creazione del prodotto. Questo è un passaggio fondamentale che secondo me eh, fa la differenza nel percorso formativo di tipo manageriale. Noi non gestiamo organizzazioni per gestirle, gestiamo organizzazioni orientate al mercato, sapendo che questo ha delle regole, dei vincoli e in questo modo ci si orienta al mercato fruendo dei prodotti che sono competitivi, cioè che il cliente preferisce. Preferisce perché o sono migliori in termini di qualità o costano meno. Sono scelte di management e di marketing. Questo dobbiamo insegnare ai nostri eh, allievi in modo tale che quando andranno nelle imprese o nelle organizzazioni culturali sono in grado di riconoscere quali sono all'interno del patrimonio gli elementi da valorizzare in quel momento storico. Perché in questo momento storico il cliente è disposto a pagare per alcune attività. Quindi è chiaro che noi avremo anche una volontà di creazione di cultura, però non dobbiamo imporre la cultura se poi ci viene rigettata. Il concetto è, da uomo di marketing, quale sono? Rendere fruibile il patrimonio. E questo vale chiaramente per la cultura, ma vale un po' per tutte le discipline. Immaginiamo lo sport, immaginiamo gli sport minori. Quindi quali sono le sfide di Assisi in termini di economia e management del turismo? Sono creare una classe diciamo di manager atipica. Perché il manager che lavora nell'industria eh, ha alcuni concetti che vengono dal terrorismo, dal e da tutto il patrimonio che, 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 economia di scala, economia di scopo, tutto insomma, il patrimonio del, uh, dell'economia del manager di tipo tradizionale che cosa fa? Immagina dei prodotti per distribuirli in giro per il mondo. Quindi sul concetto dell'esportazione del prodotto. Il prodotto che è successo è un progetto che viaggia per il mondo. Cucinelli è un esempio no? certo. qui in Umbria. Noi facciamo un mestiere diverso. Noi abbiamo successo se il mondo viene da noi. Cioè. E, e quindi poi... dobbiamo creare una catena logistica, ad esempio, il ruolo dei tour operator, uh, dei trasporti, per fare in modo che la mia destinazione sia quella preferita da un certo pubblico. Quindi devi fare il prodotto, lo devi rendere fruibile, ma non spedendolo con Amazon o con il distributore di turno cinese o internazionale, ma interloquire con questi distributori che non saremo probabilmente noi a distribuire questi prodotti. Ci saranno le reti di fornitura internazionale anche qui, i vettori aerei, pensiamo al ruolo delle, eh, delle low cost, no? Che creano e distruggono le destinazioni, proprio in questi termini qua. Quindi, creare prodotti che il mondo vuole. E in questo caso stiamo vedendo il fenomeno. No? Prima del Covid eh, alcune località italiane, io penso a quelle balneari, soffrivano. È arrivato il Covid, gli italiani non sono potuti viaggiare, sono rimasti in Italia, queste località hanno avuto un buon successo. Passato il fenomeno, si è ricominciato a viaggiare quel tipo di turismo torna in sofferenza. Perché? È. Perché è un turismo costruito sul prezzo, è un turismo costruito su una formula di produzione molto semplice, sole, mare, spiaggia, movida, facile da replicare. Eh, oggi cioè, il giornale esatto. si legge la polemica dell'Albania. Cioè, 600.000 italiani che quest'anno, esatto. diceva il ministro albanese, sono andati... Esatto. In armonia, sono... perché la Puglia ha altro, aumentato i prezzi, sembra in maniera... Quindi sono regole di mercato e eh, il manager che gestisce un'organizzazione chiaramente medio grande o una destinazione deve eh, conoscerle e costruire dei prodotti competitivi rispetto al target. Quindi servono competenze in grado di eh, immaginare dei sistemi di produzione territoriali. In cui, al contrario di quello che succede in fabbrica, dove la produzione sta dentro un capannone chiuso, dove le regole sono date dal proprietario, nel nostro caso eh, il sistema di produzione è diffuso sul territorio e bisogna creare delle connessioni eh, gestite in maniera eh, professionale. Per fare questo, servono appunto competenze e una sensibilità, che mh, un percorso come il nostro immagino riesca a dare professore, mh, ha dato dei contenuti davvero in, tanto interessanti. Dicevo, ma in Italia quante Assisi ci sono? In realtà, assisi nel senso, ci sono altre realtà che offrono queste possibilità? Perché mi sembra che avete preso una cosa anche molto, in qualche maniera originale, no? Assisi eh, può davvero essere il punto di riferimento per queste cose? allora sì, Assisi è innanzitutto la storia della formazione manageriale in campo turistico, perché il primo master in formazione manageriale nasce ad Assisi e eh, ha un'esperienza molto importante e sulla scia di Assisi ne nascono altre. E ad, ad oggi, mentre sono tanti corsi in scienze turistiche, quindi di formazione generalista trasversale, in, in campo manageriale, quindi in, nella classe giornalistica come la nostra, siamo in cinque in Italia e noi siamo gli unici del centro Italia. Ce ne sono una in Sardegna, una in Nord Italia, in Trentino, però allora, eh, sono poche. Ecco, Napoli. Dire, questo per, per volevo e, sottolineare, sì. magari, anche ai giovani che sono in ascolto, alle loro famiglie, l'importanza di questa occasione che viene offerta dall'Università di Perugia. Con la collaborazione credo che anche nel, nel master ci sia la camera di commercio dell'umbria e anche altri insomma via soggetti istituzionali il comune di assisi insomma c'è un concerto diciamo di forze eh, che appunto è un'opportunità veramente importante perché è un po' unica no ce ne sono cinque 6 in italia e comunque offre una preparazione una cassetta degli attrezzi che mh, in un settore dove ancora c'è molto da, da lavorare e fare in Italia per valorizzarlo, insomma, perché si dice sempre che siamo il primo paese, però poi eh, turisticamente siamo il quinto, il settimo, l'ottavo, adesso non mi ricordo. Sì, siamo, è una contraddizione. Eh, siamo tra il quinto e il sesto, eh. a seconda del momento, ma il problema è che rispetto al patrimonio che abbiamo e alle potenzialità, cioè che quinti nel mondo non è male. Non è che no, no, persato. però è il problema parlamento... è rispetto al patrimonio, in termini certo. di patrimonio dell'UNESCO, in termini di tutta una serie di altri eh, valori, è chiaro che eh, siamo un po' indietro. Non po' era il discorso del vino, no? È Quando certo. siamo passati da una produzione di quantità a una produzione, produzione di, di qualità. qualità. Di qua uguale, nel senso che eh, dobbiamo fare eh, più qualità e forse anche più quantità, però prima lavoriamo sulla qualità e per fare qualità dobbiamo avere... Personale qualificato. Dicevo prima: il problema delle strutture, sia ristorative, alberghiere, ma in generale, e la dimensione della struttura, la dimensione micro, polemica su, su, sulle spiagge, polemica sui taxi, tutto il servizio turistico eh, e la dimensione micro non sempre sono quelle adeguate per fare, per fare crescita in termini di qualità. Okay? Quindi, qual è l'idea? L'idea è che noi creiamo una, cla una, una classe diciamo, di manager capaci di eh, mettere a sistema le risorse e fare crescere le imprese. Quindi, se io ho un buon albergo, ne devo, cre devo creare una catena con quel buon albergo. Poi è chiaro che verranno meno alcuni alberghi marginali, certo, però... però, questo è fisiologico: è successo in tutti i settori, la distribuzione, la distribuzione commerciale. E, e succederà anche nel turismo e eh, affinché, io lo dico agli imprenditori questo non succeda alla tua impresa devi investire in manager che conoscono il mercato e che sono al passo coi tempi se, se sposi questa linea crescerai quindi da un albergo ne, ne farai 10 e se non sposi questa linea quello che ne ha fatti 10 ti mangia questa è l'idea eh. io, io la ringrazio davvero tanto ci ha fatto un quadro eh, molto esaustivo e ci ha presentato molto bene queste due iniziative eh, dell'Università di Perugia, ripeto, con un concerto lo sottolineo questo concerto territoriale, perché poi bueno, una regione anche come l'Umbria è importante che è piccola, quindi no, come si diceva una volta, c'è cioè, il quartiere di Roma, alla fine, in termini di abitanti. Ma questo è... Questo Però può un essere anche un punto di forza, <ride> no? Questo mi, mi piace dirlo perché è un valore aggiunto. Eh, L'Umbria è una sorta di laboratorio. E mh, io, questo ringrazio anzi tutti quelli che sono uh, i partner che abbiamo nel comitato di indirizzo, che sono appunto quelli che ha elencato lei, tutte le associazioni di categoria, uh, cioè, le associazioni perché, diciamo, di categoria anche, insomma Federalberghi, con commercio, Beh, cioè, certo. eh, Confindustria, perché ci permettono. In, eh, eh, di, di lavorare insieme e di eh, creare delle competenze che sono accettate direttamente dal mercato l'altra cosa che voglio dire è che quest'anno è stato incredibile in termini di eh, mancanza di posti di lavoro nel turismo, no? cioè, nel senso che questo, anche questa è una polemica, non ci trovano abbastanza giovani 50, per, eh... oltre il 50% dicono, le imprese, eh, che hanno dicono le imprese che hanno difficoltà sì. a reperire la verità è che la maggior parte di queste posizioni lavorative sono di tipo medio-basso, eh sì. quindi sono di tipo operativo. Però quello che stiamo sperimentando noi ad Assisi è che ci stanno chiedendo i tirocinanti, ma anche delle assunzioni su posizioni medio-alto e non riusciamo ad avere, a dargli delle indicazioni, quindi mandargli dei ragazzi perché eh, il numero dei laureati in questa, in questa disciplina non è ancora abbastanza... Uh, alto rispetto alle richieste del mercato quindi c'è spazio quindi. insomma occupazionale di una buona occupazione ovviamente anche in prospettiva di carriera in un settore molto molto bello questa trasmissione serve anche proprio a sensibilizzare da questo punto di vista allora professore io la ringrazio dicevo davvero tanto ricordo abbiamo parlato con il professor Fabio Forlani che è docente al eh, Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia abbiamo parlato del nuovo corso di laurea in economia e management del turismo eh, che è stato presentato ad Assisi professore l'altro ha la delega all'orientamento è responsabile della qualità insomma ha cioè, veramente come dire le mani in pasta in, in tutte, cioè, ha un ruolo importantissimo come ce l'ha anche nell'altro il master di primo di, ecco una domanda eh, mi sembra eh, di sì il master si tiene ugualmente ad Assisi il master è itinerante, ha una eh, base a Perugia come diciamo, eh, sede di docenze, docenze frontali di tipo tradizionale, poi eh, parlando di valorizzazione del patrimonio culturale, eh, diciamo varie settimane si fanno in giro per le, le mete eh, UNESCO e non solo e certo. de, culturali Umbre, quindi si va a Spoleto, certo. si va a... Ah, Quindi, oltre al corso di laurea in economia e Man management del turismo, abbiamo appunto il master di primo livello in management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico. Tra l'altro. La sede di Assisi è bellissima, il palazzo Bernabé, insomma un palazzo veramente vicino, dall'altra la Basilica, è proprio... Si affaccia sulla pasta, Basilica, affaccia eh, sulla ma... basilica molto bella, con una vista sulla Valle Umbra. Cioè, io penso che chi studia lì si... <ride> dovrebbe benedire, non so cosa, perché... perché il, è tramonto sulla scenario. il tramonto sì, sulla sì. Valle Umbra, alla fine delle lezioni, manca soltanto il barretto interno, ma... Eh, no, quello, è... quello col tempo... per l'aperitivo, però l'idea è quella, capisco certo. perché... Eh, la qualità della vita dello studente e la qualità dell'ambiente per chi studia queste, queste cose è fondamentale. No? Quello che diciamo, noi venendo ad Assisi, eh, ti affacci su eh, uno dei luoghi di transito del turista eh, culturale, eh, ma anche eh, del turista eh, religioso e sì, spirituale che visitano l'Umbria e si parla di milioni di persone e sei sì. dentro il turismo, quindi anche dal punto di vista formativo, è un'esperienza sì, sì, unica. Sì, sì. Ma spero proprio insomma, che abbia un crescente successo, perché ce ne ha bisogno l'economia, ne ha bisogno anche la nostra qualità della vita, insomma, no? potenzialità che insomma, finora non sono state compiutamente espresse. Bene, grazie al professor Fabio Forlani. Grazie a voi e trovate tutte le informazioni chiaramente su internet e sui social, eh, per qualsiasi informazione ci potete contattare andare, credo, sul Siamo sito anche nel, sul sito dell'Università di Perugia possono, possono andare sì, direttamente sì. Lì, ci sono. bene. Grazie, buone cose. Arrivederci, buon estate.